Buona domenica. Oggi 7 agosto è la 19ª domenica del tempo ordinario. Un giudeo di Alessandria d'Egitto, nel primo secolo a.C., scrive il libro della Sapienza, da cui è tratta la prima lettura di oggi, e lo fa per aprire un dialogo con la grande tradizione di fede ebraica e di circoli intellettuali greci di quella che era allora una vera e propria fucina della cultura del tempo. Egli, rileggendo i grandi avvenimenti della storia del suo popolo, spiega il senso dell'intera storia mondiale. Così, narrando l'esperienza fondamentale del popolo eletto, cioè l'esodo dall'Egitto, sottolinea un aspetto significativo della dottrina biblica. Dio mantiene sempre le sue promesse. L'Esodo costituì, per il successivo sviluppo della fede di Israele, un momento fondamentale proprio per questo. Ai patriarchi, infatti, Dio aveva promesso una discendenza. E questi, nei loro figli, avevano visto l'iniziale compimento di questa promessa. Ma il popolo, libero e forte, che da essi sarebbe dovuto nascere, era ancora un sogno irrealizzato. Se scorriamo la storia sacra, notiamo come il libro della Genesi si chiuda con un avvenimento promettente. I discendenti di Giacobbe stavano crescendo di numero in Egitto, allora un paese amico, perché erano protetti dallo stesso viceré d'Egitto. Il libro dell'Esodo, invece, si apre con una notazione terrificante. Il faraone vuol distruggere del tutto questo popolo che ha iniziato a formarsi. Mai, come in questi primi capitoli dell'Esodo, la promessa di Dio sembrava irrealizzabile. Solo dentro i campi di sterminio nazisti, Israele visse per la seconda volta in maniera così netta la vicinanza della soluzione finale, cioè della sua scomparsa. Eppure, quando tutto sembrava perduto e la promessa di Dio appariva irrimediabilmente sconfitta, il mare si aprì e il popolo si ritrovò libero e sulla strada della terra promessa. Su questi fatti si basava la fede del popolo dell'Antico Testamento nel fatto che Dio guida provvidenzialmente la storia, che Dio compie le sue promesse. Per questo il popolo aveva uno sguardo ottimista sul futuro e questo sguardo ha accompagnato tutto lo sviluppo della fede di Israele. Sulla stessa linea tematica delle incrollabili promesse divine si apre anche il Vangelo, che però presenta una promessa nuova fatta da Gesù a tutta la Chiesa. Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il suo regno. Già nelle parole di Gesù traspare la chiara coscienza di una sproporzione eclatante. Dio dona il suo stesso regno, molto più di una terra e di una discendenza. E lo dona non a un popolo forte e glorioso, ma a un gruppo sparuto che Gesù con affetto chiama piccolo gregge. Ci sarebbe realmente da temere che la promessa non si compia. Vedendosi sballottati dai marosi della storia, sentendosi preda di poteri ben più forti e organizzati. Ma la promessa si impone con tutta la sua forza e cancella nella fede ogni timore, perché è una promessa divina di quello stesso Dio che ha liberato il suo popolo. La forza di questa promessa
spinge in avanti lo sguardo del credente. Egli attende il ritorno del padrone, che sarà un ritorno di consolazione e di festa. Questo ritorno atteso fa sì che la notte dell'attesa sembri meno buia, meno lunga, la fatica della veglia appaia meno improba. Questo è il miracolo che compie la fede, che non è capace di annullare le tenebre o di cancellare la fatica, ma dà forza straordinaria per affrontare ogni prova. È dunque grande il dono della fede. È una ricchezza preziosa la fede, un vero tesoro da tenere stretto, ma anche un tesoro impegnativo. A chiunque fu dato molto, sarà richiesto molto di più. Questa della responsabilità nel servizio è l'unica distinzione che Gesù accetta all'interno del piccolo gregge, cioè della Chiesa. In questo piccolo gregge non siamo distinti in base al potere, ma in base alla responsabilità. Chi, come il Papa, riceve da Dio una grazia sovrabbondante perché sia guida e testimone della fede nei confronti di tutti i fratelli, si vede caricato non di un potere o di una ricchezza supplementari, secondo quella che sarebbe la logica del mondo, ma è caricato di una responsabilità e di una missione a servizio della fede. Ogni cristiano è costituito per qualche verso amministratore della fede degli altri. Lo sono i genitori nei confronti dei figli, gli adulti nei confronti dei giovani. Quanti hanno fatto un particolare e ricco cammino di fede nei confronti di quelli dalla fede debole? Nessuno può sentirsi escluso da questa esortazione di Gesù a vigilare sui doni ricevuti per metterli a frutto, sapendo che chi ce li ha consegnati è il grande Dio della salvezza.